Quindi è un'assemblea costituente questa. Beh, in effetti sì, al di là adesso del piacere di essere qui ad Amatrice, in questa città altamente simbolica, però in effetti questa del latte fieno è una storia, credo che sia interessante per la riqualificazione di quest'area, in particolare di quest'area, diciamo, che è il cratere del terremoto, come adesso si chiama. Però io credo che questo progetto che sta nascendo adesso sostanzialmente e che è nato da discussioni, da contatti, da mail, eccetera, alla fine possa essere quella traiettoria che possa aiutare la riconversione di una vasta area dell'Italia. Adesso mi sono appuntato alcuni numeri per non dire stupidaggini. Cioè noi, il nostro paese, che comunque nel settore lattiero-caseario è leader, perché noi abbiamo una posizione di leadership, soprattutto nei prodotti a denominazione, metà della nostra produzione è destinata alle DOP e alle IGP. Queste DOP e IGP vengono fatte sia nelle aree di pianura che nelle aree, diciamo, montane, appenniniche, quindi abbiamo questa diversificazione. Siamo molto osservati a livello mondiale perché noi siamo riusciti a trattenere il latte sostanzialmente dalla voragine, dal buco nero delle commodity. Noi l'abbiamo preso proprio per i capelli questo latte, perché siamo stati bravi nei prodotti a denominazione e siamo stati bravi anche nei prodotti non a denominazione, anche escluse le PAT, parlo del latte alimentare, perché comunque abbiamo fatto una forte esperienza sul latte d'alta qualità, sulle caratteristiche organolettiche, igienico-sanitarie, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se tutto questo c'era, che necessità di mettersi, di impelagarsi in quest'altra vicenda del latte fieno? Perché quest'area, come molte aree appenniniche, adesso ripeto, vi do alcuni numeri, così se trovo la pagina vi do alcune cose. Allora, che serve a riflettere a tutti, anche gli allevatori. Allora, l'Italia, il 60% del suo territorio è classificato aree interne, cioè aree lontane sostanzialmente dai grandi servizi, questa è la definizione. Ci sono 4.000 comuni in queste aree interne e ci vive il 25% della nostra popolazione. Quindi siamo 60 milioni, quindi fate il 25% di 60 milioni. L'Appennino è lungo 1.200 chilometri. Ci sono 27 comuni, che sono 27% dei comuni italiani, quindi 2.100 comuni. Lambisce 14 regioni, il 31% del nostro paese e ci vive il 17% dei nostri connazionali. In queste aree ci sono il 23% nell'Appennino delle nostre imprese agricole e vengono allevati 32 milioni di capi. Quindi le aree marginali e l'Appennino non sono marginali, ma sono strategiche per il nostro agroalimentare. Poi anche questo, DOP IGP, che è il 10% del nostro fatturato agroalimentare, il 21% diciamo di questo agroalimentare viene esportato e il 51% delle DOP e delle IGP vengono prodotte nell'area appenninica. Quindi c'è già un'esperienza forte in corso. Il problema qual è? Che in molte aree appenniniche, compresa questa, non ci sono DOP e IGP. E per arrivare a una DOP e a una IGP ci deve essere un percorso lungo, complesso e delle ragioni oggettive, che non possono essere solo quelle sociali, no? Di riqualificazione di un territorio. Ad un certo punto è arrivata questa stella cometa che c'è un po' a me parecchio e ancor più a Lucio Cavazzoni, che non è qui ma vi saluta, insomma, mi metto di rappresentarlo, insomma, impropriamente cercherò di fare questo, che con l'esperienza di un'industria sostanzialmente che è Alcenero ha, diciamo, iniziato questo percorso abbastanza anche strano, perché ha iniziato questo percorso con un'area altrettanto difficile dell'Italia che è la Val Venosta. Perché la Val Venosta, voi sapete, può avere delle difficoltà economiche, perché insomma siamo in territori altoatesini dove se va bene si fa un taglio di fieno, se va bene, però è un'area che ha una grossa difficoltà perché convive con una cultura molto invasiva che sono le mele della Val Venosta. È una cultura invasiva da un punto di vista sostenibilità. Quindi è come se ci fosse una sorta di fiume Tevere dove c'è un'area a pochissima sostenibilità, usiamo un termine, diciamo, assembleare,
ma dall'altra parte c'è quindi vivono in Val Venosta gli estremi. La cultura altadesina, fatta di masi altadesini, ampiamente narrabile, è un po' sotto tra le culture più irrelate del pianeta, che sono poi le mele sostanzialmente, quindi c'è questa battaglia. Però di fatto questa esperienza che ha il Cenero, quindi un'impresa, non una Ollus, di riqualificazione di un'area in partnership con un'industria importante, che è una cooperativa Mila Latte, sostanzialmente che cosa è stato fatto? È stato proposto questo disciplinare agli allevatori, a una parte degli allevatori altadesini conferenti di Mila. Gli è stata data la possibilità di riconvertire verso questo disciplinare, che poi rapidissimamente vi spiego, e per poi arrivare a questo prodotto, questo yogurt altoadesino prodotto da Mila, biologico in quel caso, perché non è necessario che sia biologico questa SDG, per arrivare poi a un posizionamento di mercato nella fascia alta. Io mi ricordo in una giornata tipo questa, era un'assemblea simile a questa, molto più spartana ovviamente, e dove è stata fatta una definizione del latte, adesso che ovviamente non vi dico perché non è questa l'importanza della situazione, ma alla fine Cavazzoni che cosa ha concluso? Non sono io al Cenero che ti sto dando questi soldi, è il consumatore, perché noi faremo un prodotto, questo yogurt bio che proviene da latte fieno, che è gradito a una fascia piuttosto consistente dei consumatori italiani, soprattutto quelli urbanizzati, cioè il 61% del nostro paese che vive nelle città. E quindi quando si è fatto questi contatti, ripeto, abbastanza destrutturati, io penso che questa esperienza si possa ben replicare in quest'area. Perché vedete, io non faccio né il giornalista e né tantomeno altre attività, io sono un tecnico, sono un veterinario, e quindi ieri ero a Cuneo, quindi in una situazione completamente opposta dalla vostra, ma non si può prendere il modello di sviluppo di allevamento delle pianure italiane, fare il copia e incolla sulle aree marginali e viceversa. Se qui fossimo stati nella pianura padana, io mi sarei rifiutato forse di fare questo incontro con voi, perché ecco, sarei stato definito naif, quindi non mi piace questa cosa. Però faccio fatica a vedere che si possa, diciamo, dare una traiettoria di sviluppo per l'area appenninica interna su un modello di pianura, tipicamente di pianura padana, dove è necessario fare i 40 litri media, se no i conti non tornano, nonostante ci sia l'acqua e quindi l'acqua porta il trinciato di mais. In queste aree che conosco abbastanza bene, chiaramente le possibilità culturali sono limitate dall'irrigazione e dal clima, per cui è necessario che se questa filiera parte, ma mi sembra che sia già partita di fatto, di fare una traiettoria che porti a produrre una materia prima, latte, molto diversa da quella prodotta di pianura, diversa sia per aspetti evocativi, narrativi, guardate qui, insomma, penso che sia superfluo insomma guardarsi intorno, ma anche oggettivamente. Il latte fieno, e qui sarà necessario, è lì che il governo è importante, bisogna trovare dentro il latte fieno quei claim nutrizionali, che vi assicuro ci sono, che possono in qualche modo accompagnare la certificazione di questo prodotto. E non pensare che tutto il mondo sia riconvertito verso il latte fieno, anche se in Austria è il 10% di tutto il latte che viene commercializzato, ma comincia a intercettare una cosa. Chi non è tanto più giovane come me si ricorda quando nacque il latte d'alta qualità. Io mi ricordo quando leggemmo quel disciplinare, sembrava una follia. Ma come si fa a fare quel latte lì? Poi oggi no, non c'è più latte che non sia di alta qualità. Lo stesso avverrà per questo. Cioè, voi vedete anche le grandi doppie, il parmigiano reggiano. Ma mica esiste più il parmigiano reggiano. Esiste il parmigiano reggiano delle Vezzate Rosse, delle brune, di pianura, di montagna, no IGM, bio, l'Asiago, si stanno diversificando e quindi eccetera. Due parole per soprattutto gli allevatori, che cos'è questo? Innanzitutto è una cattiva traduzione dall'inglese, perché latte fieno in italiano non si dice, ci sarebbe dovuto essere latte da fieno. Però diciamo nei trasferimenti diciamo di traduzione sarebbe Milk A, ma Milk A è una lingua diversa dalla nostra, quindi si chiama latte fieno, cioè un latte che viene prodotto soprattutto da un'alimentazione basata essenzialmente di foraggi
e tra i foraggi si intende erba. L'erba in Italia, buona parte del sud dell'Europa, non è disponibile tutto l'anno, mentre è disponibile, che so, in Irlanda e nei paesi del nord Europa, tipo Olanda, eccetera, eccetera, perché c'è la corrente del Golfo, quindi il clima è diverso. Questo, diciamo, latte fieno significa il latte in cui la dieta delle bovine da latte è per il 75% di foraggio. Non è questa una novità, perché se voi prendete, non so, il disciplinare del parmigiano reggiano, il rapporto foraggi concentrati è 50-50. Nel latte fieno è 75-25. Quindi, per parlare agli allevatori maggiormente, significa che in una razione da latte fieno, per fare questa materia prima, i concentrati non devono essere superiori ai 7-8 kg. A vacca, al giorno, per tutto l'anno. Questo significa ovviamente che non si può immaginare in una adesione al disciplinare che la produzione sia tipo pianura padana, perché ovviamente la produzione è limitata. E quindi è qui il discorso del sottosegretario Pesce di dire, essendo limitata, il prezzo del latte fieno non potrà mai essere ovviamente lo stesso prezzo del latte che va in UHT o in alta qualità, ovviamente. Bisognerà trovare poi con il partner industriale, che sto anche guardando peraltro, di trovare questa, diciamo, combinazione, perché è stato detto sia dal sottosegretario Grini ma anche dal sottosegretario Pesce che questa operazione qui è di fatto non scontenta nessuna delle componenti, perché il consumatore, e questo ve lo garantisco e ve lo posso provare, il consumatore occidentale sta cercando questo tipo di prodotto per tutta una serie di motivi che è lungo raccontare. È un sistema ulteriore di rafforzamento, di prendere quell'altra parte del latte italiano, metà l'abbiamo già sistemato nelle DOP e le IGP, questo è l'altro 50% di farlo uscire dalle commodity e quindi dal massacro dei prezzi stabiliti ovviamente in contesti internazionali, non dalla domanda e dall'offerta. È un latte che probabilmente è meno pericoloso per alcuni aspetti della salute umana, che adesso non dobbiamo approfondire in questa sede. Per cui alla fine per un allevatore produrre il latte fieno è molto semplice. Si tratta semplicemente di modificare la dieta di questi animali e ci sono alcune accortezze, diciamo, nell'allevamento legate alla concimazione, ma non è un regolamento. Poi se questo latte fieno deciderete voi di farlo bio, è chiaro che c'è un'ulteriore restrizione nell'uso di alcune materie prime. Ci sono materie rigorosamente vietate nel latte fieno che sono gli insilati, che noi conosciamo bene, però voi sapete che in molti disciplinari, e in particolare il parmigiano, l'insilato è vietato. Ma perché? Perché l'insilato altera le caratteristiche del latte. Nel bene e nel male, se non entriamo nel dettaglio, non si può usare nel parmigiano per un problema di stagionatura, non perché faccia male al consumatore, di spore sostanzialmente. In questo disciplina latte fiero è vietato perché le caratteristiche organolettiche di un latte fatto in queste condizioni, cioè senza insilati, quindi la presenza anche fisica in azienda degli insilati, è probabilmente un latte che fa meglio alla salute umana e fa meno male, adesso permettetemela così generica la situazione. Ma questo sarà da accertare, perché nel momento in cui riusciremo a fornire all'industria lattiero-casearia il claim nutrizionale, poi saranno i vostri uffici marketing a giocarsi la partita in maniera importante, insomma, su questa cosa. Quindi alla fine è semplice tutto questo. L'importante è partire. Io sono molto contento perché è un'assemblea strana, io poi non partecipo abitualmente perché non è il mio ruolo compito, però qui c'è una filiera completa, perché c'è fede e distribuzione, ci sono i sindacati agricoli, ci sono l'industria di fatto lattiero-casearia, c'è la politica anche c'è gli enti di ricerca, perché vedo il CREA, insomma, che comunque a cui appartenete, poi non conosco tutti, e chi c'è, ci sono i politici, le amministrazioni locali, secondo me, io la vedo così, a Zelio, vedo che e tu, voi siete poi allevatori, quindi sfondo una porta aperta, e credo che questo sia un modo per riconvertire questo territorio, ma soprattutto un laboratorio nazionale, perché se l'Appennino lo lasciamo così
se non ci ha pensato il terremoto o non ci pensano altre cose, comunque è destinata a spopolare. L'Appennino non può competere le aree pedemontane con gli stessi armi con cui si compete. Io vorrei a questo punto, che non è un incontro organizzato, vorrei sfruttare l'esperienza, poi a parte amministrativa, del sindaco Palombini e dell'assessore Marsicola, che poi in realtà sotto mentite spoglie sono allevatori di vacche da latte. E quindi diciamo c'è questa duplice attitudine, no? Quindi l'esperienza diretta dell'allevamento intensivo pesante, insomma, perché vengono da esperienze di allevamento, quello cosiddetto intensivo, che stanno in qualche modo portando, cioè qual è la vostra opinione su una cosa del genere, più da che amministratori, da tecnici, da allevatori di questo latte fieno? Si può fare? È una cosa fatta bene? È possibile dare agli allevatori il suggerimento che non ci si salva solo a far 40 litri di media, ma anche fare meno latte, ma che valga di più a livello economico? Lo parlo io perché lui è più bravo di me, quindi poi parla lui. Più che si può fare, secondo me si deve fare. Sì, la mia è l'esperienza di chi deve puntare sempre ai 38-40 litri per le vacche, che vuol dire vita breve, vuol dire tante problematiche sanitarie, significa tanta attenzione all'allevamento, ai particolari, e questo lo si può fare. Dove lo si può fare? In pianura, quando ci sono tutte le strutture adatte, quando c'è il personale, l'assistenza su un territorio rapida, quando magari hai meno problematiche di cambiamenti ambientali, eccetera, e soprattutto le grandi distese dove si possano fare produzioni importanti, acqua, propri cinghiali, eccetera, eccetera. La nostra, quella qui, è un'agricoltura completamente differente, fatta da piccole aziende, e come ho detto prima, è difficile, secondo me, salvaguardare la singola azienda, perché avere 20 vacche in più non gli cambia la vita. Quello che cambia la vita è dare valore al prodotto, come abbiamo sempre detto, l'agricoltura nostra c'è un prodotto di qualità enorme, di nicchia, deve essere valorizzato come prodotto di nicchia perché deve avere il prezzo. È l'unica cosa che vi salverà l'agricoltura, è quella di fare prodotti che abbiano un valore aggiunto, che sia ambientale, che sia nutrizionale, che sia noto. Oggi forse siamo più noti di prima, quindi possiamo pure sfruttare qualcosina in più. Io credo che si possa fare perché ci sono le condizioni. Avete allevamenti che a mio parere possono essere convertiti. In fondo il mais, qualcuno di voi già sta pensando, ma in fondo già lo facciamo, perché tutto questo mais, non c'è, tutti questi insilati non li abbiamo mai avuti, il mangime costa, ne prendiamo un po' di meno perché così tanto lavoriamo tutti quanti noi in famiglia, eccetera, eccetera. E allora se lo stiamo già facendo usando pochi prodotti diserbanti o chimicamente aggressivi, se stiamo già usando meno medicinali di quanto se ne usa nelle grandi aziende che fanno coltura intensiva, ci siete quasi vicino. Si tratta di fare un piccolo salto di qualità. Quello che mi piacerebbe che ci spieghi Alessandro, spiega loro, è che è evidente che il valore aggiunto che si dà all'azienda, a mio parere, se si fa un prodotto del genere, è molto legato alla qualità del fieno. Il fieno adesso non è soltanto quello che viene dove ci pare, dobbiamo diventare un po' più bravi, e non ci fa male a nessuno, a coltivare terreni e essenze in un certo modo, a dare un fieno di qualità, perché sulla qualità del fieno a quel punto, almeno a livello sia della qualità del latte che della quantità di produzione, ci dobbiamo puntare ciecamente. Abbiamo un territorio molto spezzettato, non sempre le aziende hanno grandi disponibilità di terreni, quindi una cosa importante che andrà valutata, e qui diventa un progetto di territorio, è quanta terra serve, quanta coltura serve, quanto erba serve, chiamiamola erba, poi la possiamo chiamare in tante altre maniere, e perché questo credo che bisogna intervenire sotto forma di cooperazione, cioè mettere a disposizione anche degli allevatori, non necessariamente i terreni di loro proprietà, ma i tanti, tanti terreni abbandonati che sono in questo territorio, o magari ormai sono di proprietà anche di amatriciani, ma amatriciani che non vivono, e che deve essere un sistema possibile
di distribuzione della ricchezza. Io ricordo che ancora quando, diciamo, ormai già stava nella fase calante, ma quando ero bambino c'era l'associazione Su al Paese, che, un'associazione che nei primi anni del Novecento i capi famiglia compravano i terreni, li mettevano tutti insieme, però ogni anno facevano l'asta per assegnare a chi gli serviva. Allora questo discorso di fare comunità e dire cioè abbiamo tanti terreni, mettiamoli insieme, l'abbiamo provato qualche anno fa con questa associazione, in poco tempo i romani, come si chiama, come li chiamiamo noi, ci hanno messo a disposizione 70 ettari, pensa. Quindi l'idea di cercare di fare il sistema in questo modo per consentire poi agli allevatori di avere quello sbocco sulla produzione dei fieni, credo che sia importante, che ecco, mi piacerebbe che tu spiegassi che bisogna puntare quindi non a raccogliere quello che c'è, ma a raccogliere quello che ci abbiamo messo noi, perché sennò probabilmente non funziona. Due parole per monopolizzare questo dibattito. È uscito l'allevatore, ho visto da non sindaco, l'allevatore Palombini. È chiaro che il latte fieno presuppone che ci sia una qualità del fieno, quando non c'è l'erba, di altissimo livello. Quindi una cosa importante, secondo me, anche che non si debba mai dimenticare, non so, le produzioni bio, il parmigiano, il latte fieno, non sono dei ritorni al passato, ma sono dei ritorni al futuro, perché ci sono conoscenze e tecnologie oggi per migliorare la quantità. Voi vedete il percorso del parmigiano, il parmigiano ha vinto, siamo quasi a 4 milioni di forme, con un prezzo agli allevatori, un ritorno economico non indifferente e meritato ampiamente, no? Zelio, sei un produttore di parmigiano, quindi ne sei buon testimone. E lì c'è il parmigiano è addosso al fieno, se il fieno non è di buona qualità non si può fare un parmigiano di qualità. Questo presuppone nei confronti degli allevatori un forte stare vicino su questo, perché voi vedete insomma le difficoltà di questi giorni della fienagione, insomma l'altra settimana ha nevicato a Parma sul fieno che era praticamente da tagliare, io non avevo mai visto mai una cosa del genere da un punto di vista climatico, quindi è necessario non l'intervento economico, il sostegno tecnico proprio di star vicino a capire e adesso che si fa. Ecco. È chiaro che il top, quale sarebbe il top? Ma questo è anche quello che sta cercando il parmigiano nel suo disciplinare, la riconversione verso i prati stabili o prati permanenti, perché il prato stabile, il prato permanente è una tecnologia, non è non coltivarli più. Per esempio in questo gli altoatesini ci possono dare dei grossi suggerimenti, perché nella cultura altoatesina c'è il prato permanente e la fienagione viene fatta con un'essiccazione non naturale, simil artificiale, ma altamente sostenibile. Cioè praticamente fanno seccare il fieno dentro questi fienili in cui c'è una circolazione di aria che si scalda per i tetti. Me la faccio rapida. Si potrebbe parlare molto, ma ci saranno occasioni. Volevo sentire però l'opinione anche dei sindacati agricoli, adesso non ci si conosce, eccetera, su questo. Cioè come le organizzazioni sindacali, quindi credo la Coldiretti, insomma, CIA, non so chi è rappresentato, che qualcuno conosco, qualcuno no, vede questa ipotesi di traiettoria, di riconversione, o meglio, di suggerimento di riconversione che non sarà mai di massa, di quest'area in particolare, ma poi magari tutto il territorio nazionale. Allora, anzitutto ringrazio il sindaco per il suo atteggiamento sempre di apertura, disponibilità a interloquire, perché noi non vogliamo mai darlo per scontato. Ci dicevamo poco fa, devo ringraziarvi ancora, rinnovarvi il nostro ringraziamento come Coldiretti, perché la vostra presenza è particolarmente preziosa. Apprendo ora, tra l'altro, che siamo colleghi, quindi devo dire che ho apprezzato in particolar modo i suoi dettagli di natura tecnica che sono pienamente condivisi. Io devo fare però, oltre che veterinario, presidente provinciale di Coldiretti e Rieti, devo fare due considerazioni di natura sindacale. Sicuramente Coldiretti si sta impegnando da molto tempo affinché le aziende siano autoliquidanti, che siano esse stesse responsabili del loro reddito di impresa ed escano da quel regime di assistenzialismo che ritiene sotto il cappello dei finanziamenti. Per questo motivo non possiamo che ritenere opportuna un'attività di questo tipo sul territorio, che è assolutamente in linea con quelle che sono le traiettorie, le prospettive dettate da Coldiretti, soprattutto in riferimento agli accordi di filiera.
La prima considerazione però che devo fare importante, ce la siamo detti, è riguardo alle premialità. Non ci piace dire che questi sono territori svantaggiati, ma sono sicuramente territori molto difficili da quel in cui la compagine elevatoriale deve lavorare. Erano territori difficili prima, lo sono ancora oggi, perché questo territorio insiste ancora all'interno di quella situazione di precarietà del post-sisma. Nulla è cambiato. Ce lo siamo detti, sarà importante che il prezzo del latte trovi una corrispondenza nel valore aggiunto riconosciuto agli allevatori. E ciò che ci dobbiamo dire anche e soprattutto è che questo rapporto fra compratore e venditore non si è inficiato da quei vizi di sistema che affliggono purtroppo il mercato del latte, in cui oggi il mercato del latte nel Lazio è gravemente di cui ne risente gravemente. Servirà una governance molto importante di questo rapporto affinché sia effettivamente equilibrato. La seconda considerazione che devo fare, sicuramente il ripristino del potenziale produttivo della compagine allevatoriale agricola deve passare attraverso la ripresa prima strutturale e poi funzionale del settore. In riferimento all'ordinanza 68 dell'ottobre dell'anno scorso, 2018, fortemente voluta da Coldiretti peraltro, i costi ammissibili a contributo non sono in grado, nella maggior parte dei casi, di andare a compensare gli effettivi costi riguardanti la delocalizzazione definitiva delle strutture provvisorie. Per cui ce lo diciamo che fossero fra amici, le vacche non hanno un tetto ancora. Quindi ci risulta difficile ipotizzare una prospettiva di questo tipo se mancano realmente le fondamenta al territorio. Grazie. Io darei adesso nello seguire, stiamo seguendo uno schema ovviamente casuale, perché è giusto che sia così. Sonia. Sonia, che è un po', diciamo, hai un po' tessuto questa tela di ragno, no? Cioè, nel senso, hai avuto modo di, grazie insomma alla sua esuberanza, di stimolarci un po' tutti in questa riflessione, perché io, tu non ti ricordi, ma io venni qua con, c'era Filippo Gallinella, no? Nella tua stalla, eccetera, eccetera, che fece una foto epica, il sindaco e l'assessore, nella mangiatoia. Però, diciamo, tu ti sei adoperata anche per stimolare questo incontro, per stimolare i tuoi colleghi allevatori a essere presenti, perché alla fine, sai, i problemi si risolvono, no? Cioè, o cerchi il colpevole o cerchi la soluzione. Allora, ho detto che il settore zootecnico per le nostre montagne è stato sempre fondamentale. Diciamo che dopo il 24 agosto lo è diventato ancora di più. Lo è diventato perché praticamente è stata nella situazione di distruzione e di difficoltà una delle uniche attività che non si è potuta fermare. Io parlo della mia esperienza, ma a noi ci è caduta la stalla con la scossa del 30 ottobre, 7:44. Avevamo appena finito di mungere, terremoto, cadono gli impianti, avevamo le vacche buttate tutte fuori, quindi tutte salve. Problema grosso, la sera alle 18 dovevamo mungere di nuovo, non ci avevamo niente. Ovviamente dovevano essere assolutamente. Poi chi conosce questo lavoro, le mucche devono essere munte, perché sennò altrimenti hanno proprio problemi. E quindi ci siamo ingegnati, abbiamo trovato una mungitrice, abbiamo lavorato con il trattore e abbiamo munto, ma io parlo della mia esperienza, ma tutte le 25-30 stalle del territorio ci hanno avuto più o meno le stesse difficoltà e l'attività zootecnica ci ha costretti ad andare avanti e non è stato facile andare avanti, perché questa esperienza, diciamo, di problematica che abbiamo vissuto ci ha messo veramente il fatto di aggiungere comunque lavorare è anche quello che è stato fuori in qualche maniera in prospettiva. E quindi da questa situazione io ho avuto la possibilità di conoscere un giorno Alessandra Pesce, il sottosegretario, che mi ha fa sempre delle stalle provvisorie, no? Perché le stalle provvisorie sono un problema, non lavorando con 68, e anche lì ci abbiamo le cose da mettere in poi, però sicuramente insomma ci stiamo a fare. Comunque sia l'occasione di conoscere Alessandro dentro
foto io che ti belle, lei che mi veniva dietro, mi dici Alessandra, lascerai tutta la scorta, beh, lasciamo stare, e dico, senti, qui è un grande problema, 41 centesimi, 41 centesimi, sì, lo so, però ovviamente veniamo da un'esperienza passata, che è stata quella della cooperativa, perché qui c'è stata anche la cooperativa che, diciamo, ha dovuto avere un esito in qualche modo di riconversione, perché poi è stata, noi siamo entrati in un'altra cooperativa, cioè abbiamo avuto una serie di problemi, quindi in questo momento è un po' difficile ripartire da una trasformazione, da una commercializzazione diretta. Dobbiamo trovare il partner, qualcuno che ci possa sostenere a portare il nostro latte dalle nostre stalle ai banchi frigoriferi dei supermercati. E lei mi disse, guarda, c'è una strada, quella del latte fieno, che la fanno nelle Alpi, quindi secondo me questa è una strada da percorrere. E abbiamo lavorato, hanno lavorato su questo progetto e siamo qui oggi a presentarlo. Io dico una cosa, lo dico a tutti i miei colleghi, ma lo dico io per la mia azienda, forse le parole che dirò saranno un po' pesanti e un po' dure da accettare. Con il latte a 41 centesimi al litro noi perdiamo perché non copriamo nemmeno le spese. Dice, ma allora come fate? No, ma lo facciamo benissimo. Perché? Perché in ogni azienda, oltre a entrare il fieno, diciamo l'assegno del latte, entrano poi altre piccole cose, la pensione, l'agriturismo, qualcuno taglia la legna. E poi noi siamo una categoria che non va in vacanza, che c'ha la stessa macchina da anni. Quindi siamo anche economicamente, diciamo, votati al risparmio e parsimoniosi. Ma se noi ammettiamo le nostre entrate e i costi, le nostre aziende sono tutte in piena remissione, tutte. Io mi confronto con chiunque dei miei colleghi a fare un bilancio, a mettere spese, entrate e poi tirare, sono tutte in perdita. Dice, ma allora che fate? Perché? Perché un agricoltore prima di chiudere l'azienda si fa tagliare tutte e due le mani, va avanti. Comunque poi arriva il contributo, poi ti danno la PAC, e quindi, ma la tua azienda è in perdita, perché a 41 centesimi non puoi essere assolutamente competitivo. Allora io dico, dobbiamo fare un altro atto in avanti, una presa di coscienza. Proviamo a percorrere una strada di crescita che ci possa permettere di essere dignitosamente remunerati nel lavoro che facciamo. Di conseguenza, questa del latte fieno, cioè le nostre vacche vanno al pascolo, fieno, qui fanno un po' di insiliati qualcuno, ma non è che sono le nostre stalle, sono piccole dimensioni. Quindi secondo me il taglio del latte fieno, più o meno, non dico che cade a pennello, ma gli aggiustamenti sono da fare in maniera possibilistica. Adesso io dico, ringrazio tutta la produzione, i trasformatori regionali presenti, perché sono loro il gancio che ci può far prendere. Cioè, oggi è importante, manca qualche allevatore, gliel'ho anche telefonato, gli dirò scusate, abbiamo il governo che si occupa del problema degli agricoltori e della produzione del latte. Giornata epica, mai successo, mai pensato. Ci abbiamo l'industria casearia che è venuta qui per cercare di dare quell'altro passo. Noi dobbiamo dire, ma com'è successo tutto questo? È successo perché si capisce che il settore agrotecnico è nelle aree dell'Appennino centrale sicuramente una delle possibilità per rendere, per frenare lo spopolamento, se no le famose aree interne, qui non ci possiamo inventare chissà che cosa, cerchiamo di ottimizzare quello che abbiamo. Poi il fatto che rimane il custode del territorio, l'agricoltore, quello che comunque fa i canali, sì, mi taccio, quello che comunque cura i ruscelli e non fa fare sondare nessuna cosa, quello che taglia la legna, quello, cioè
c'è un discorso proprio di custodia del territorio, per cui il comparto degli agricoltori e degli allevatori è fondamentale, perché se no l'Appennino centrale, da nord a sud, diventerà un deserto. E noi ci opponiamo con la forza di un territorio che ha subito anche gli eventi sismici, ma tutto questo ci deve far cogliere l'opportunità. Io l'ho sempre detto questo, quello che ci è successo è un evento epocale, ma impariamo a coglierne le opportunità, perché anche questo, se non c'era tutto quello che c'è stato, ma non è che noi siamo contenti, perché dico a tutti, abbiamo seppellito 310 amatriciani, non era nessuno, erano la gente del posto, ed è stato, la nostra gente ha veramente subito un dramma grosso, però da qui cogliamo l'opportunità. E oggi noi abbiamo il paese del governo, abbiamo il governo del paese, abbiamo un governo che è aperto a venire incontro, cioè a dire cosa possiamo fare. E noi dobbiamo raccogliere un'opportunità che storicamente non avremmo mai avuto. Quindi secondo me con quello che già facciamo c'è da fare aggiustamenti, ma non tantissimi. Il Prato Stabile è una realtà qua, E quindi secondo me lavoriamo seriamente su questa cosa. Ragazzi, parliamo di un prezzo del latte che più o meno non è doppio, ma quasi rispetto a quello che noi prendiamo. Ne faremo di meno, ma guadagniamo sempre di più. Poi ci metteremo a tavolino e discuteremo. Ok, vi ringrazio comunque. Sì, vorrei fare questo piccole filiere crescono. A questo punto c'è l'industria, cioè il latte, la produzione primaria. Adesso io vorrei che ognuno... Sì, non voglio dare una gerarchia, sono più importanti i sindacati, l'industria. Facciamo a random. Io vorrei un attimino sentire dal dottor Lorenzoni, che ringraziamo, che è l'industria che viene rappresentata, come la vede questa storia qui, conoscendo gli umori dei consumatori e i loro desiderati, visto che fa il latte. Io devo dire gli umori dei consumatori e soprattutto gli umori dei produttori, che in questo caso sono molto più importanti. Allora, io come industria rappresento la centrale del latte di Rieti, che è più vicina a questo territorio, e la fattoria Lattesano. Le istituzioni, il governo ci ha chiesto un incontro, nella fattispecie la dottoressa Pesce è stata molto così. Con grande forza e con grande interesse ha detto: c'è questa possibilità, voi come la vedete? È una strada percorribile oppure è solo una delle tante idee che poi sono destinate a naufragare? Come sempre avviene, le idee bisogna metterle sul tavolo e poi approfondirle. Nessuna idea è un'idea totalmente folle se si trova il modo di poterla applicare. Questa non è affatto un'idea folle, questa è una realtà, già Nord Italia e Nord Europa, è una realtà di fatto. Io credo che la signora Sonia ci chiedeva come è successo che abbiamo le istituzioni, siamo tutti riuniti, manca qualche produttore, e l'ha fatto giustamente notare, perché questa è una riunione fatta per il territorio e per i produttori del territorio. Noi siamo qui, è giusto che siamo venuti qui, probabilmente la risposta ce l'ha già. La sua forza e il suo carattere, che io conosco già da anni, quindi non mi sono nuovi, però non so, per alcuni probabilmente la veemenza con la quale lei parla può essere ancora di maggior stimolo rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. È un'avventura, è un progetto che però non è un progetto ancora così nell'etere, vago e vaguo, no, è un progetto, è una realtà che dobbiamo continuare a costruire, è un pezzo in più di quell'economia locale a cui faceva parte, a cui accennava la signora Sonia, che permetterà sicuramente agli allevatori locali di avere un'entrata in più. Io mi auguro che possa essere il prezzo del latte doppio del latte attualmente pagato. Ho qualche dubbio e lo voglio manifestare subito. Consideriamo che il latte biologico, per la cui produzione c'è bisogno di 2 anni per la conversione del terreno, del territorio, del territorio dove vengono allevati il bestiame, e almeno di 6 mesi per le bovine,
ha una remunerazione che è del 50% superiore, un 45%, un 50%, a volte si potrebbe arrivare in alcuni periodi dell'anno addirittura al 60% superiore rispetto al latte qualità normale, diciamo, al latte ordinario. Quindi ho dei forti dubbi che si possa presentare sul mercato in maniera superiore al latte biologico, ma sicuramente ci sarà una TU in più che dovrà essere discusso e sarà qui il partner istituzionale è fondamentale, signori, perché la maniera in cui verrà presentato questo prodotto, nuovo prodotto lo vogliamo chiamare, non è un nuovo prodotto, è un ritorno alle origini, ma in realtà un prodotto del futuro. Bene, è stato descritto perfettamente, devo dire, dal dottor Fantini, che ha una chiarezza di espressione e una puntualità nel dare le risposte che è veramente degna di nota. È un'opportunità per tutti di poter fare quel passo in più, è un'opportunità per la produzione fondamentalmente in questo momento, per avere un qualcosa in più, una TU in più, per poter cercare di far tornare i conti della stalla, perché i conti della stalla sono sempre negativi. Purtroppo ogni volta si fanno i conti senza l'osso, ogni volta c'è un piccolo incidente, ogni volta si rompe il refrigeratore, si rompe la mungitrice, si rompe un trattore, bisogna pagare le rate del trattore, bisogna pagare una serie di cose. Il raccolto non è venuto bene e si è fatto la metà di quello che si prevedeva, perché gli eventi atmosferici purtroppo non sono prevedibili e spesso e volentieri non aiutano l'agricoltura, quindi è giusto trovare delle soluzioni. Abbiamo parlato di una massa critica, parlava la dottoressa Pesce, perché è stata la prima cosa di cui abbiamo parlato. Dobbiamo prima parlare con gli allevatori e capire quanti possono essere disposti a farlo. Non c'è un grande investimento da fare quando si trasforma in biologico, e l'investimento è importante. Qui non c'è un grande investimento, sicuramente il dottor Fantini ha adottato subito, e anche il sindaco, mi congratulo, ha preso subito il punto critico, il fieno. Se vogliamo un prato pascolo lì, un prato che sta sempre lì e che si spalcia, io lo chiamo fieno da paglia, nel senso è un fieno povero, 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 non ci sarà una buona produzione. Bisogna imparare a fare un fieno di qualità e bisogna riuscire a organizzare la gestione aziendale per non andare a comprare poi quel fieno a dicembre o a gennaio, dove chi ce l'ha ben se lo vende. Quindi è una programmazione, ma non ci sono dei grandi investimenti da fare. Noi siamo disponibilissimi a procedere con questo esperimento. Io ritengo che la soluzione più semplice, e sono felice che tra l'altro sia partita qui da Matrice questa iniziativa, perché è un territorio che ha sofferto molto, che ha veramente una potenzialità oggi enorme e che può decisamente essere leader in questo progetto. Un progetto che poi giustamente il governo oggi presenta da Matrice e sponsorizza in maniera importante da Matrice, ma il governo è un governo nazionale, quindi è giusto che questo poi venga replicato, questo modello, anche in altre regioni italiane. Siamo un po' i leader, nel centro Italia non c'è, è solo nel nord Italia che è partito, e in alcune regioni solamente. Quindi dimostrare che anche noi siamo in grado di farlo, perché come dice il dottor Fantini, i nostri pascoli, se ben gestiti, possono permetterci di produrre un prodotto di qualità, è l'ideale. Abbiamo bisogno del partner poi commerciale, perché voi lo potete produrre, noi lo possiamo trasformare. Questa massa critica noi l'abbiamo individuata adesso almeno in una cinquantina di quintali, perché obiettivamente diventa difficile gestire quantitativi più piccoli e soprattutto diventa difficile presentarlo al consumatore. Dove lo vado a prendere questo latte? C'erano 3 litri in un negozio, 3 litri in quel supermercato, 1 litro in quell'altro, non è possibile. Bisogna fare degli accordi ben precisi in cui si sa che in quella catena distributiva questo tipo, questo particolare tipo di latte c'è. Bisognerà comunicare, non è fare pubblicità, è comunicare al consumatore perché deve prendere questo tipo di latte. Quali sono i valori aggiunti? E sono, come si è detto, un valore qualitativo che deve essere ben denotato. Bisogna trovare quel valore qualitativo, gli omega 3 potrebbero essere, non possono essere come abbiamo fatto per esempio per latte d'alta qualità, in cui ben preciso abbiamo delle proteine in più, abbiamo del grasso in più, abbiamo, noi ci pregiamo di dire, entro 24 ore lo trasformiamo e lo portiamo al consumatore. Questi sono dei valori in più obiettivi, lì bisogna studiarli e cercare di trovarne il più possibile.
ma c'è un valore morale. E quel valore morale che parte da Amatrice non può essere che un grandissimo punto di punto di energia. È un questo deve essere presentato come prima cosa e come proseguo di un'esperienza che si farà qui e che poi potrà rivolgersi anche ad altre aziende. Quindi una volta che si è creata questa massa critica, la proponiamo sul mercato, però a voi chiedo oggi in maniera chiara, ci deve essere una sponsorizzazione del governo, del ministero, affinché questo latte venga presentato al grande, ai consumatori, quindi al pubblico, e soprattutto venga appoggiato alla vendita nei punti della grande distribuzione, perché noi possiamo andare a servire tanti piccoli supermercati, ma il risultato sarà difficile da portare a casa velocemente. Quindi la nostra disponibilità è piena e ringrazio ancora il sottosegretario Pesce e il sottosegretario Crimi per averci voluto coinvolgere in questa piccola avventura. Scusate, mi sto un pochettino stimolando, volevo sta zitto, giuro, però allora nocciolo, eccolo, no, perché poi il produttore lo sa, c'è bisogno di due cose: prezzo, no, e la durata del prezzo, perché anche quello, infatti, poi quando si converte un'attività e si converte l'azienda, poi bisogna stare nella stabilità, quindi se si stabilisce qual è il valore aggiunto del valore latte fieno, quel valore aggiunto deve essere continuo. Quindi io credo che c'è da fare quest'altro, ma lo dico anche per informare, è essenziale che si individuano le caratteristiche di qualità diverse di questo latte, perché poi il messaggio, purtroppo noi, il consumatore in parte compra con le orecchie e con gli occhi, non soltanto con il gusto, quindi si deve far capire, e questo lo dobbiamo capire ancora a monte, di quando poi si possa contrattare giustamente con un'azienda che trasforma, anche ho anch'io la mia esperienza in un'azienda di trasformazione, quel valore aggiunto lo paga il consumatore, non lo può pagare l'azienda, ci può soltanto intervenire, quindi allora capire e se magari ci puoi dare qualche indicazione, Alessandro, su quali possono essere queste qualità maggiori che possono attirare il consumatore. Sapete, la storia del biologico è stata accennata, il biologico è un marchio importante, non tutta la categoria dei consumatori si lega al biologico, soltanto una parte, c'è chi è disposto a pagare di più, ma la trasformare un'azienda in biologico è complesso, le regole sono complesse, ci vogliono anni. E dov'è che si ferma spesso l'allevatore? Sulla costanza. Una volta che l'ho trasformata, ritornare indietro è complicato. Ce l'ho quella garanzia di quel valore del prodotto per tanti anni, perché questo è essenziale. Io credo che sia più semplice la trasformazione del latte fieno. Bisogna capire se in prospettiva ci sta questo valore aggiunto sul latte per consentire di trattare un prezzo più conveniente o quantomeno che consenta alle aziende di avere questi margini. E poi, giustamente, come ha detto Marco, l'immissione sul mercato deve essere chiara. Cioè, l'immissione del mercato significa che non deve stare mischiato negli scaffali, posso trovare come se fosse una marca, deve essere chiaro che c'è una linea che si inizia a produrre, si attira il consumatore, si decide anche dove va esposto, perché mi ha detto che deve bastare 3 litri in ogni supermercato, perché probabilmente non conviene a chi lo distribuisce, non conviene e il consumatore non lo trova, ma deve avere anche un lancio di un prodotto e una continuità di vendita di un prodotto, un canale di vendita del prodotto che valorizzi anche quello. Se non abbiniamo questo, rischiamo di ragionare soltanto di come i nostri produttori convertono, che cosa secondo me devono fare comunque, però non gli si dà quella visione sul futuro che invece li stimola a convertire e a prendere gli altri. Mi provochi su dei discorsi che però rischiamo di slittare. Vi faccio un esempio: ieri mattina era a Cuneo, che c'è una bellissima esperienza che non c'entra nulla con il latte, ma c'entra con la carne. Cioè, voi sapete, questa organizzazione della provincia di Cuneo che si chiama La Granda, che è un'associazione consorzio di valorizzazione della razza piemontese.
La Granda sono 80 allevamenti di animali di razza piemontese, la fassona come la chiamano in gergo, c'è un disciplinare di alimentazione piuttosto rigido, riescono ad ottenere il 30%, dal 10 al 30% in più sulla carne rispetto all'analoga piemontese, ma c'è una cosa abbastanza singolare, questa ma sarà in itinere nella discussione, quello che è una cosa che è molto stata apprezzata dagli allevatori, che vi assicuro stanno facendo degli sforzi superiori a quegli altri allevatori di razza piemontese, che è il prezzo garantito. Questa carne finisce nei circuiti maggiormente di Italy, nel circuito è un presidio slow food, intercetta con un prezzo sostanzialmente contrattualizzato in origine, quindi non segue le regole del mercato e della domanda e dell'offerta. Però, e quindi è un'esperienza molto bella, sinceramente. Però volevo un attimo ancora salire su questa filiera che si sta virtuale, volevo sentire Feder Distribuzione. Cioè, la domanda è questa, venga pure, perché poi è sempre la domanda di questi dibattiti, ma il consumatore è pronto? L'Eurobarometro ci ha detto di sì, a retribuire prodotti con un certo tipo, con un prezzo superiore, ma il consumatore in questo progetto lo riusciamo a reclutare? Buongiorno a tutti. Sono Chiesa di Federdistribuzione, non so sinceramente se il consumatore sia pronto, di sicuro il consumatore sappiamo che è sempre più alla ricerca comunque di prodotti di qualità, quindi in tutti gli ambiti dell'alimentazione, di qualunque appunto cibo venga prodotto, venga venduto, quindi di sicuro, anzi volevo ringraziare appunto per l'invito sia il sindaco che il sottosegretario del governo per questo incontro e la possibilità di essere qui presenti oggi. Come appunto Federdistribuzione diamo anche la disponibilità, insomma, ecco, nel momento in cui questo progetto dovesse, come ci auguriamo, come le fondamenta, le basi, il punto di partenza, mi sembra di capire anche dall'incontro di adesso, siano assolutamente buone e positive e quindi dovesse prendere avvio, a condividere, valutare e considerare anche con le nostre aziende associate, ecco, le possibilità di dare seguito e dare vita a questa iniziativa, ecco, nell'anello appunto terminale, ecco, diciamo così, perché appunto noi siamo proprio invece alla fine, partendo dal produttore, come siamo qua oggi, di tutta, ecco, la filiera. Il vostro ruolo per noi è fondamentale, perché quando si vanno a esplorare questi mercati ci sono poi queste due, no? La pillola rossa e la pillola blu, ma il matrix, no? Cioè, a un certo punto ci troviamo di fronte a, tramite la GDO, riuscire a entrare nel cuore del consumatore, e lì sono imponenti azioni di comunicazione, non di marketing, di comunicazione, ma anche verso i medici, perché io mi aspetterei, l'aiuto governativo, tra virgolette, perché un attore fondamentale del successo di questa filiera del latte fieno è proprio il medico, il nutrizionista, perché noi andiamo a fornire attraverso questo latte, non è che non ti voglio rispondere Filippo, tu è già la seconda volta che me lo stai chiedendo, vuole fare un intervento? Ok, perfetto. Noi diamo sostanzialmente in un prodotto antichissimo come il latte, lo stiamo arricchendo di molecole, tra virgolette, senza entrare nel dettaglio, nutraceutiche, che se il consumatore le sa probabilmente è anche disponibile a dire, bah, forse rispetto a un UHT tedesco ci metto su qualcosa di più di cose. C'è un intervento che volentieri, immagino lei si occupa di nutrizione umana, è vero? Grazie. Salve, io sono un ricercatore del CREA, quindi una collega della dottoressa Pesce, in particolare io sono del CREA Alimenti e Nutrizione. Noi abbiamo da sempre studiato il latte e siamo anche quelli che cercano di sfatare le fake news, che purtroppo il campo è veramente terribile, da questo punto di vista il latte è uno degli alimenti, insieme al grano, è uno degli alimenti più attaccati in assoluto. Quello che io da tempo noi studiamo, abbiamo sempre studiato il latte delle malghe, il latte dei pascoli, e indubbiamente le differenze ci sono dal punto di vista nutrizionale,
alcune molecole che sono anche presenti nel disciplinare, sono state già nel disciplinare del latte fieno, sono già state riportate, gli acidi grassi, eccetera. Ma io mi aspetto anche altre molecole, che sono le molecole tipiche che sono presenti nel pascolo, che vengono poi riportate nel latte. Immagino ai carotenoidi, alcune vitamine. Sicuramente queste molecole devono essere studiate nel vostro latte, nel vostro, proprio specificamente nel vostro latte, per dargli proprio quel valore aggiunto. E credo che almeno noi siamo disponibili nell'aiutarvi in questo, assolutamente. Vorrei chiamare il presidente di Copagri, Verrascina. Grazie. Grazie a lei, un saluto al sottosegretario Bim, un saluto al sottosegretario Pesce, nel senso che con lei ci vediamo quasi tutti i giorni e io ci sto volentieri, anche perché è una di quelle che non vola troppo in alto, preferisce stare per terra. E quindi dove sta lei, io, siccome non mi piace volare, mi piace stare per terra e avere contatto con i produttori, cerco di stare in mezzo a loro, perché così riusciamo a capire quali sono gli effettivi, sentire un produttore o una produttrice che parla e ci dice quelle cose, le sappiamo, però sentirle proprio direttamente da loro ci dà più forza, più coraggio per continuare a lavorare, io mi auguro, nell'interesse di coloro che associamo e dei produttori che rappresentiamo. Un saluto al sindaco, ci siamo visti un mese fa, abbiamo fatto una bella operazione, un'operazione che poi viene riportata oggi sui giornali, quindi è stato un incontro fruttuoso e mi auguro che questo incontro sia altrettanto fruttuoso. Io non vorrei parlare delle proprietà di questo latte, lo conosciamo, sappiamo, è un latte che è una produzione che protegge gli animali, e in un momento in cui si parla di benessere degli animali è importante questo anche per il consumatore, perché è il consumatore che ce lo chiede, e protegge le persone, la salute. Qualcuno lo diceva, quali sono i vantaggi, ma li conosciamo tutti, ha parlato anche l'esponente del CREA, addirittura c'è anche un discorso al di là della digeribilità in più che c'è su questo prodotto, e che sappiamo che passati anni è più difficile digeribile, invece questo è un prodotto digeribile, ma ci sono aggiunte di omega 3 e sappiamo quello che significa sul sistema cardiocircolatorio e tutto il resto. C'è un discorso poi legato ai consumatori, vedete, oggi i consumatori vedono tutto quello che può essere ed è cibo non solo come un fatto per riempire lo stomaco, ma soprattutto in termini salutistici. E questo è importante, e quando parliamo di questo tipo di latte, di questo tipo di produzione, parliamo di un cibo appunto salutistico. Il punto è, e qui veniva detto, lo diceva la produttrice, la Sonia, noi possiamo produrre, già produciamo questo prodotto, possiamo addirittura migliorarlo, ma i costi di produzione sono ben al di sopra di quello che noi ricaviamo. Ci stiamo ancora in queste aziende perché c'è la pensione, c'è qualcos'altro che facciamo, non facciamo le ferie, ma non ne parliamo, è un bel posto, lo possiamo fare. Dici, ma non c'è il mare? La montagna è pure bella, non vuole essere una presa in giro, cioè nel senso che mi rendo conto che c'è questo problema, ci mancherebbe. Ma a questo punto c'è un fatto di come andare a recuperare il giusto prezzo, l'equo prezzo. Cioè nel senso, sì, c'è da un lato il fatto che se io lavoro su una produzione di questo tipo ho bisogno di dare all'animale meno medicine, meno antibiotici, quindi vado a risparmiare, ok, una parte di recupero da là. Mi produce più caseina, e chi lavora nel settore sa che significa in termini di lavorazione del prodotto. Ok, ci siamo, ma ci possiamo. C'è il discorso del consumatore. Il consumatore, se noi facciamo, e questo deve fare il governo, questo dobbiamo fare tutti noi, un momento forte di formazione, di informazione, per fargli capire le proprietà di questo prodotto, e che serve poi a tutti i consumatori, perché poi, guardate, non mangiare bene,
mangiare in un determinato modo significa ulteriori costi per il sistema sanitario che già costa troppo, come è messa la situazione. Quindi gli interventi si possono trovare, diceva il sottosegretario Pesce, diceva che il Ministero dell'Agricoltura, mi veniva a fare la battuta, se non ci troviamo al Ministero dell'Agricoltura li possiamo trovare dalla parte del turismo, perché anche questo ci può aiutare, permettetemi di fare queste battute, ma giusto per e quindi c'è un discorso del consumatore che va informato, il consumatore vuole un prodotto sano e deve essere anche disposto a pagarlo quel prodotto sano, e qui poi entra in gioco tutta la filiera. Vedete, pensare di andare avanti da soli, solo come produttori, non andiamo da nessuna parte. L'industria non è il nemico e non deve essere visto come il nemico del produttore. La distribuzione non deve essere vista come il nemico, dobbiamo fare sistema. Ebbene, io vi posso dire questo, che noi come Copagri, in linea di massima, c'è il responsabile nostro regionale qui, in linea di massima la filiera ce l'abbiamo già. Abbiamo delle industrie di trasformazione, un paio le visitiamo oggi, che disposte a lavorare su questo prodotto. Abbiamo le vacche, abbiamo i produttori, dobbiamo metterci d'accordo anche con la distribuzione. Cioè, la distribuzione, e credo che non sia questo il caso, e non può essere questo il caso, lungi da noi pensare una cosa del genere, pensare che il latte possa essere una commodity, pensare che il latte lo possiamo mettere in alcuni casi, perché c'è una politica commerciale dove io non ci voglio entrare, lungi da me entrare in questi discorsi, è proprio perché penso che è necessario fare un'alleanza, fare un sistema per portare il giusto reddito a tutti gli anelli. Io non voglio più soldi prendendo i soldi da quello che prende oggi l'industria o la distribuzione. Voglio che il produttore che produce quel prodotto, che è alla base di quel prodotto, ricavi il giusto reddito, la dignità di quel reddito, presentarsi in famiglia dicendo ho lavorato, ho fatto un prodotto che oggi viene riconosciuto da tutti, ebbene però porto a casa anche il giusto reddito. Allora noi su questo dobbiamo lavorare, quindi da parte nostra siamo già pronti a partire, perché dobbiamo andare oltre di chiacchiere. In questo periodo ne facciamo tante, siccome ti conosco e non sei una di quelle che fa chiacchiere ma fa fatti, io sono con la mia organizzazione, con i nostri associati, con i nostri produttori, con l'industria con cui già abbiamo rapporti, sono pronto a partire e a dare il via a questo progetto, anche per far rinascere. No, io non mi voglio fermare, guardate, sul discorso del terremoto, non, mettiamolo da parte, tutto quello che c'è stato. Qua c'è bisogno di una rinascita di tutte le aree, interne. Perché solo questo noi dobbiamo fare, su questo dobbiamo lavorare. C'è la possibilità, abbiamo gli strumenti, allora lavoriamo. E su questo, degli interventi anche da parte del governo, non chiediamo aiuti. I produttori non vogliono interventi. Vedete, abbiamo tra i nostri produttori che hanno delle razze che non possono produrre questo latte. Quindi devono mettere altre razze. Vediamo come intervenire in questo. Diamo la possibilità a questi produttori che insistono ancora su questi territori e che non vogliono andare via da questi territori, che vogliono la rinascita di questi territori, diamo la possibilità a tutti questi produttori di scommettere ancora sul futuro di queste aree. Grazie. Siete d'accordo? Se c'è il tempo, no? Abbiamo, credo. Ok. Sentirei la CIA, vicepresidente della CIA, così nella par condition elettorale. Grazie. Come allevatore, seppure nel settore della carne, e come vicepresidente CIA, saluto con piacere questa iniziativa, tutte e chi l'ha organizzata, e do onore al merito ai rappresentanti del governo, perché con questa proposta, che è seria, è concreta, è bella, c'è veramente al centro il territorio,
c'è al centro chi il territorio lo vive, chi sul territorio produce. C'è al centro il territorio nella sua interezza, si parlava prima dei 2/3 della popolazione del territorio italiano che è costituito da aree interne, 1/4 della popolazione che vi vive, vi opera, vi lavora in qualche modo, ma il 75% della popolazione restante non è che può disinteressarsi di quello che in queste aree interne succede, perché se la stabilità dei pendii, l'equilibrio idrogeologico, se la conservazione di una biodiversità enorme e ricchissima, se l'opportunità di vivere queste aree interne hanno un senso, e ce ne hanno davvero tanto, è davvero un patrimonio di tutti. Allora mettere in campo iniziative che sono importanti di valorizzazione, di garanzia di permanenza delle persone e delle attività in queste aree sono qualcosa da mettere al centro con una importanza enorme. Le aree interne vivevano già una situazione di difficoltà precedente, che eventi drammatici come il sisma hanno rivelato in tutta la sua drammaticità, ma erano presenti in maniera già forte e importante. E allora, mentre da qui, da questi territori, si ricostituisce il senso dell'identità di una popolazione, si ricostruisce e si riprogramma la gestione del futuro, è fondamentale mettere in campo iniziative che possono e devono essere tenute in considerazione dall'altro 75% della popolazione, perché da qui si possono produrre cibi sani, di qualità, di salubrità assoluta, perché questi territori possono, e io dico devono, essere valorizzati dal punto di vista turistico, perché devono essere dotate di servizi fondamentali che permettano alla popolazione di rimanere con dignità e al tempo stesso di fruire di questi territori. Per cui una iniziativa come questa è assolutamente da prendere in considerazione. Io spero che da questa mattina prenda piede e si entri già nel vivo e nel merito della iniziativa, che poi può essere riproposta con possibilità grande di affermazione anche nelle altre realtà del territorio. E dopodiché c'è necessità di gestione del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, c'è gestione anche dal punto di vista della fauna selvatica, che su questi territori comunque crea qualche difficoltà, e ormai non solo qui. Noi come CIA speriamo di dare, con la presentazione di una proposta dell'altro giorno, un contributo a questo che sembra essere un argomento tabù e che però, ahimè, io nella mia azienda vivo con difficoltà, probabilmente è un problema diffuso. Comunque qui oggi c'è quel pezzo di sistema che può dare risposte concrete, che spero condivida la necessità di fare alleanza, di rimettere al centro pratiche che vengono dal passato, che sono tradizionali, ma che con una impostazione moderna, con un'assistenza tecnica, con l'innovazione tecnologica che può dare contributi importanti in questa direzione, può trovare davvero grandi opportunità. Spero davvero che sia così. Noi come CIA Agricoltori Italiani siamo presenti e ce la metteremo tutta al vostro fianco. Grazie. Abbiamo tempo per fare una discussione, interventi liberi. Mi piacerebbe sentire, oltre a Sonia, difficilmente eguagliabile come intervento, anche gli allevatori, cioè una nota negativa. Qual è l'effetto collaterale? Che cosa può non convincere l'allevatore, diciamo, a questa cosa? Prego. Buongiorno a tutti, io sono, diciamo, un allevatore da latte, almeno fino al terremoto. Poi sono stato costretto con il terremoto a interrompere questa attività, però adesso ho animali da carne. Dico una nota negativa, che non è facile, perché già qui è la Amatrice,
nonché sono presidente Coldiretti di zona di Amatrice d'Accumoli. Dunque, dico che la nota negativa è che non è facile anche per la stessa razza degli animali che sono presenti. Una bovina da latte, e anche qui ci sono razze abbastanza spinte, non si prestano tutte le razze. Le frisone, ad esempio, hanno bisogno di proteine e hanno bisogno che troviamo nella soia, maggiormente. La soia, purtroppo, è quasi tutta, diciamo, geneticamente modificata. La possiamo sostituire con la medica, in parte, ma noi sappiamo che un concentrato poi, non in quantità, ci fa crollare questi animali che sono macchine da latte. Quindi abbiamo degli animali che, cioè, molto probabilmente una grossa fetta di allevatori dovrà sostituire. Questa difficoltà, sommata al fatto che diceva il nostro sindaco di Amatrice, già le stalle, le strutture non ci sono. Le vacche da latte vanno in parte sostituite. Voi mi avete chiesto una nota negativa e io le devo elencare. Un'altra nota che posso dire è che tempo fa, parlando con una persona, dico questa cosa, si trovava tre qualità di latte in uno scaffale e il suo rammarico era di, questo è un piccolo rivenditore, è che il latte meno costoso non gli andava via. È un rivenditore, diciamo, disonesto. Mi ha fatto notare che se non sostituiva il prezzo, quel latte poco costoso, ma è bastato aumentare il prezzo per vendere il prodotto. È, diciamo, una persona poco onesta, però questo ci fa riflettere. Che cosa chiediamo io, noi allevatori, al governo? Chiediamo che ci sia fatta anche una chiarezza sui controlli, perché purtroppo, bisogna dirlo, quando assistiamo a, magari guardiamo Striscia e vediamo un Striscia la notizia e vediamo un autotreno con blocchi di pasta congelata di bufala che ci entra in, con la telecamera nascosta in alcuni caseifici Italia, per carità, i caseifici sono seri, però ci vanno dove poi? Dov'è OCG DOP? Questo mette paura ai produttori, ai consumatori, perché, per carità, tutte le ditte sono serie di caseificazione, però quando un prodotto sul territorio è appetibile dal prezzo, poi il mercato, che è il luogo geografico di incontro e della domanda e dell'offerta, si ritrova con un'offerta maggiore e lì bisogna vigilare. E chi è senza peccato scaglie la prima pietra. Non possiamo dire che in Italia non entra nulla di contraffatto, però dico che tutto sommato questo progetto preso può essere fatto, non è che voglio essere disfattista, con il problema anche che bisogna mettere d'accordo purtroppo anche le teste, perché non tutti sono portati in queste zone alla collaborazione, e questa è anche una pecca della zona. Ecco, per carità, non voglio essere quello che poi ha fatto il disfattista, però alcune cose mi sentivo di doverle dire. Grazie. Beh, non mi è sembrato un intervento disfattista, anzi è stato un intervento di... È chiaro che ci sono delle difficoltà, però io vediamo, diciamo, il bicchiere mezzo pieno poi alla fine, perché se dobbiamo creare una traiettoria siamo ormai alle conclusioni. È chiaro che questo è un misto fra un brainstorming e un workshop, questo non è un convegno, non è un'assemblea, non è un seminario, però insomma io penso sia chiaro ormai, cioè, io nelle mie tante attività ho anche un'attività editoriale, per cui noi seguiamo con molta attenzione quelli che sono gli umori del mondo occidentale, soprattutto nei confronti del cibo. Noi siamo, il mondo occidentale è satollo e in sovrappeso, per cui il cibo diventa non più quello che sfama, ma è, diciamo, si sta trasformando verso un'esperienza sensoriale. Voi guardate la vittoria proprio assoluta del Vinitaly, quest'anno è stata l'apoteosi di questo, perché sono riusciti da un grappolo tua a fare il sassicaia, se non voglio fare delle cose, ma io non credo che quella bottiglia sia oggettivamente molto superiore al Tavernello, che è un vino assolutamente onorevole, però insomma da 300 euro a 2 euro insomma probabilmente. Io credo che il latte alla fine della fiera, il latte materia prima, debba fare questa traiettoria. Cioè io vedo nel futuro del latte, non sicuramente la commodity, anche nelle grandi pianure italiane noi non riusciremo mai a competere
con dei paesi dove il costo di produzione è strutturalmente e necessariamente più basso. Io credo che una politica agricola che io sognerei, insomma, che fosse, qual è? È, diciamo, non violentare la nostra identità. Noi siamo i più grossi produttori di cibo nel mondo, non come dimensioni, come riconoscimento. Noi ci riconoscono sia il Made in Italy, ma soprattutto l'Italian Style. Sono due cose differenti spesso. I percorsi da fare sul latte è verso un modello di sviluppo non commodity. Forse le pianure non hanno chance. Se oggi eravamo a Brescia, questa riunione era veramente ridicola, credetemi. Come io potrei raccomandare a un allevatore, a Zelio, tu aiutami, orientarsi. Io mi sono trovato in difficoltà lo scorso anno alla Fiera di Cremona a fare un intervento su un convegno sul pascolo. Ho capito che quello che io stavo dicendo era estremamente sgradevole, ma dove la terra costa 200.000 euro l'ettaro, come si fa a fare il pascolo oggettivamente? Come si fa a non fare il pascolo o questo tipo di SDG su questi territori? Perché oltre a, cioè, questo latte, oltre ad arricchirlo di argomenti salutistici oggettivi, no? È uscito l'omega 3, ci possono stare tante, il trasferimento anche di sostanze aromatiche, un naso allenato che fa scaldare il latte lo sente, cioè ci vede tutte le essenze, questo vi invito a farlo, chiaramente non adesso, un mese fa, diciamo, delle essenze che si possono trasferire nel latte. Ma poi ci sono degli argomenti, adesso questo io parlo soprattutto agli allevatori, ci sono degli argomenti di cui a volte voi vi vergognate, ma che sono i veri e propri claim economici. Se io devo prendere sto benedetto litro di latte fieno, fatto con il latte fieno, e tentare le soglie, quelle, diciamo, fantasmagoriche di oltre i 2 euro al litro, io devo andare a raccontare al consumatore, oltre che i claim nutrizionali, ma anche tutta quella narrazione che è dietro. Oggi si gioca tutto. La mia mentalità fa fatica a capire questa cosa, non siamo veterinari, quindi facciamo molta fatica. Che cos'è la narrazione di cose? Cioè, ma il latte narra una storia. Io chiederò, ho chiesto ufficialmente a Fiera Agricola di Verona 2020, credo che sicuramente lo faremo, un convegno in cui noi produttori di latte a vari livelli, sia del terziario, del primario e del secondario, ci sediamo in adorazione del vino. Perché le cantine hanno fatto quello che noi non stiamo riuscendo a fare. Prendere un grappolo d'uva e farlo diventare da vino del bottiglione sul tavolino, quindi che è passato da alimento a esperienza sensoriale. Non abbiamo altra chance. Vi assicuro, perché fa parte anche del mio lavoro, che le grandi DOP italiane si stanno ponendo nel momento della vittoria delle DOP italiane del lattiero caseario, si stanno ponendo il problema, soprattutto il consorzio di tutela del parmigiano reggiano e nella figura di Bertinelli, ve lo dico proprio nomi e cognomi, che cosa si sta ponendo il problema? Che a fronte di un successo senza precedenti, perché un prezzo alto così, ma soprattutto stabile nel tempo, non ha grossa memoria, zia, tu sei un produttore di parmigiano reggiano, che cosa succede? Che si sta ponendo il problema, il futuro cosa mi aspetta? Io sarò ancora in grado di far gradire questo formaggio alle fasce agiate della popolazione, quelle urbanizzate, quelle americane e soprattutto i giovani che si stanno allontanando, perché i dati dei consumi dei prodotti lattiero caseario non sono in positivo, sono in negativo, al netto dell'esportazione. Per cui un territorio di come questo, oltre a metterci i claim nutrizionali, l'erbetta, gli omega 3 e tutte le storie, ma qui c'è una storia da raccontare. Io vi invito, adesso, perché l'ho ringraziato ufficialmente a nome degli allevatori, poco dopo l'evento tragico del vostro terremoto, un disegnatore Macox fece un disegno animato di pochi secondi, in cui, che non so come fu, ebbe 1,5 milioni di visualizzazioni, grosso modo, di proprietà della RAI ovviamente, fu trasmesso a Gazebo. Io me lo sono fatto regalare onestamente, ho scritto a Max e gli ho detto: io ti ringrazio in nome degli allevatori italiani, perché, so se ve lo ricordate, vi invito a guardarlo, perché quello è un claim micidiale, narra il fatto che voi allevatori, Sonia l'hai detto poco fa, nel momento in cui forse era intelligente prendere armi e bagagli e lasciar perdere, siete rimasti lì, magari sacrificando la vostra vita personale. Alla fine stavano meglio le vacche che voi, perché magari la casa era disintegrata e la stalla stava lì.
Questo claim, cioè il rapporto emotivo dell'allevatore, che c'è anche nelle grandi pianure, e i propri animali, che voi manifestate ma quasi un po' con dispiacere, secondo me è uno dei più potenti claim, oltre al logo Amatrice. Questo è un logo. Guardate la Toscana. Quegli alberi che a Roma chiamiamo gli alberi pizzuti hanno vinto perché il paesaggio toscano è diventato un claim, cioè una narrazione che permette, se prima vendeva uno, domani venderà due, perché è tutto lì. Se tu fai qualsiasi cosa, ma il prezzo di vendita è lo stesso, hai perso. Voi guardate il claim benessere animale, a oggi non sta dando alcun risultato economico e sta diventando un requisito più che un claim. Chiederei a questo punto alla dottoressa Pesce di concludere. Se ci sono altri interventi, volentieri. Non vedevo mani alzare. Salve a tutti, sono Massimo Donatelli, sono presidente della Made in Italy Group. Io, quando ho avuto l'invito da Sonia, da Filippo, per quanto riguardava questo evento, non mi sembrava vero. Io mi occupo del settore agricoltura ambientale da 25 anni, sia a livello, l'ho fatto a livello istituzionale, l'ho fatto poi dopo da consulente, sono consulente per il governo di Taiwan dal 2008 per quanto riguarda le importazioni delle eccellenze italiane, e mi occupo di eccellenze italiane dagli ultimi 15 anni. La particolarità dei nostri prodotti, riconosciuti in qualsiasi parte del mondo, è la nostra eccellenza, la capacità artigianale di rendere unici i nostri prodotti. Purtroppo non abbiamo mai avuto quella spinta da parte del governo, e lo dico con rammarico perché ne sono stato anche io parte, di sburocratizzare un sistema che dovrebbe invece avvantaggiare le nostre eccellenze all'estero. Perché? Perché quello che possono acquisire da noi gli altri stati è un privilegio. È un privilegio di avere dei prodotti unici, e questo è un progetto che rende la produzione di latte un prodotto unico. Usciamo fuori da questa morsa della guerra delle quote latte, no? Con i nostri competitor a livello europeo. Che cosa dobbiamo fare? Quando Filippo si è sempre occupato, anche prima del terremoto, facendo il consigliere, di occuparsi di quello che era il settore agricolo, il fattore che questi erano tutti pascoli, quelli che vediamo, erano pascoli che poi chiaramente con il tempo i giovani andavano a lavorare nelle città e si lasciava l'abbandono. Oggi abbiamo una forestazione incontrollata che ha allevato una manodopera. Questo può essere sprono per riportare, specialmente nei giovani, la voglia di portarsi verso il settore agricolo, l'allevamento, però non come rimissione, come dice Sonia, ma come fonte di guadagno, e dare l'opportunità di avere gli strumenti giusti per poterlo fare. Il mercato c'è, perché il mercato, la richiesta c'è, l'abbiamo visto con i prodotti tipici, i famosi prodotti Deco, maestralmente portati avanti, no? da Filippo in particolare. C'è una forte richiesta, poi alla fine però non si trova il tramite giusto, che è la parte industriale, che possa essere partecipe di questa startup. Perché poi quello che bisogna pensare per ridare fiducia al territorio non è il fattore di dare l'aiuto perché ne ha bisogno. Bisogna ridare dignità a quello che era già un lavoro che c'era sul territorio, valorizzandolo. Quindi è encomiabile il progetto, giuro, lo vedo con invidia, perché sarebbe stato fantastico, no? Averlo proposto in tempi non sospetti. Questo, quello che è accaduto qui come tragedia, può essere un trampolino, ma ad esempio replicabile a livello nazionale. Quindi buon lavoro e veramente complimenti.
Sì, grazie, sarò brevissimo. Io, per chi non mi conosce, sono Paolo Trancassini, sono il sindaco del comune di Lionessa. Vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio per l'iniziativa. Devo dire che è molto, molto interessante, anche se insomma, bisognerebbe conoscere nel dettaglio il disciplinare, cosa che io non so. Però credo che il tema sia molto più vasto e approfitto della presenza di due sottosegretari, che nei nostri territori non è proprio una cosa che capita tutti i giorni, quindi anche di questo li ringrazio. Però io credo che il tema sia un po' più vasto, non solo e non soltanto perché siamo ad Amatrice, che ovviamente gioca la partita più complicata della sua storia, che è quella di una ricostruzione totale, ma è proprio il tema delle aree interne. Noi non possiamo pensare che improvvisamente con un progetto possiamo risolvere il problema di una categoria che è stata messa in un angolo da decine, decine e decine di anni di marginalizzazione a livello europeo e a livello anche nazionale. E non solo, ma se noi continuiamo nei centri come i nostri a chiudere le scuole per la spending review, a tagliare i servizi per la spending review, probabilmente non diamo un grande segnale ai territori di competitività e di possibilità di investimento. Noi abbiamo una grandissima produzione di latte nel mio territorio, abbiamo provato in tanti anni a cercare di valorizzarlo con progetti, partimmo addirittura una ventina d'anni fa con l'idea del latte alta qualità. Il problema è che l'agricoltore non è che non si fida, l'agricoltore sa esattamente quelle che sono le spese dell'azienda e noi dobbiamo avere la capacità, il governo dovrebbe avere la capacità anche di investire in miglioramento dei pascoli, acqua irrigatoria, stare vicino alle aziende a 360 gradi e permetterle di avere davanti un percorso, diciamo, molto, molto lungo, molto, anche molto articolato. Io temo che un'operazione del genere rischi di rimanere una bellissima idea, ma che poi non si sposa con la capacità dell'azienda di misurarsi con questa sfida. Senza un aiuto e un sostegno da parte del governo, questo io temo che rimanga soltanto un bellissimo progetto sulla carta. Approfitto, perché se ne è parlato all'inizio, della presenza del sottosegretario Crimi. Ho visto lo sblocca cantieri, abbiamo presentato una serie di emendamenti, ci è stato detto che ne possiamo soltanto perorarne solo 6 per il nostro gruppo parlamentare. Io ho insistito su quello che cerco di portare avanti e l'ho presentato per la 6ª volta. Sarebbe un grande segnale dal governo se, per esempio, rispetto alla spending review nei paesi colpiti dal sisma, di 138 comunità, si bloccassero appunto la spending review e per 10 anni ci venisse data tregua rispetto alla chiusura degli uffici postali, la riduzione degli ospedali, la riduzione e la chiusura delle scuole. Ma c'è un altro punto sul quale mi permetto di fare una battuta che vuole essere costruttiva. Noi sottosegretari abbiamo bisogno di tempestività. Il tema centrale di questa partita è il tempo. È il tempo. E sul tempo noi continuiamo a balbettare. La strada, secondo me, non è quella del decreto legge. Si andrà adesso settimana prossima verrà discusso in commissione al Senato, poi andrà in aula al Senato, poi verrà discusso in commissione alla Camera, poi andrà in aula alla Camera. I nostri territori hanno bisogno di risposte e devono avere la certezza, non solo la sensazione, che chi li rappresenta, il governo, il sottosegretario, il commissario, abbiano chiara qual è la strada e soprattutto lo facciano in modo tempestivo. Grazie. Non ci sono altre domande, non ci sono altri interventi, allora siamo stati pure bravi, abbiamo rispettato gli orari. Io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto per i suggerimenti anche critici, no? Quelli sono quelli che permettono di fare i passaggi in avanti. Sono d'accordo con lei, questa certamente non è la soluzione delle aree interne, no. Però da qualche parte dobbiamo pure partire. Io mi sono concentrata, ho cercato di coagulare una serie di interessi su questo tema perché bisogna partire da qualcosa di concreto, che abbia una possibilità di realizzarsi nel breve. Ci sono le difficoltà rispetto alla tipologia di VAC, analizziamolo, abbiamo anche il CREA, no, che può in qualche maniera aiutarci da questo punto di vista, abbiamo un...
Un problema che è stato evidenziato prima di tutto la ripresa strutturale, poi la ripresa funzionale, bene, però diciamo alcuni già lavorano, cominciamo a mettere a frutto le cose che già ci sono. C'è un tema fondamentale di prezzo e durata di contratto, quindi io qui diciamo sulla trasparenza, sulle modalità con cui vengono poi portati avanti, no, questi progetti e queste forme di premialità. Ci sono diverse questioni che sono state evidenziate, io me le sono riprese. C'è un tema grande di comunicazione di questo progetto, perché di questo progetto della peculiarità di questa produzione. Io direi che è un punto di partenza in una zona difficile che ha delle grandissime potenzialità. E io sono convinta che, sapete, nella teoria dell'innovazione c'è la curva gaussiana, quella che c'ha i primi sono i pionieri e c'è una derivata in un certo modo, poi sale, c'è un picco e ridiscende. Io sono un economista, c'è una deviazione mentale da questo punto di vista. Io penso che ci debbano essere dei pionieri che inizino, avviano la curva gaussiana, sperimentano, forse probabilmente ci avranno maggiori difficoltà, sono quelli che avranno i vantaggi maggiore, perché diciamo poi quando l'innovazione è matura e l'hanno adottata tutti, la curva ridiscende. Quindi cominciamo ad avere questa derivata della curva gaussiana dell'innovazione dei pionieri e cerchiamo di mettere insieme questo, perché se no diversamente continueremo a dire non si può fare, è difficile, il problema è più grande, andiamo oltre. Beh, cominciamo a concentrarci su una cosa, partiamo da questa con uno spirito pionieristico. Ben vengano tutti i contributi per migliorare e per innalzare l'asticella. C'è una disponibilità totale, credo, nel mettere a punto tutti quanti gli strumenti. Facciamo in modo che questo possa essere un tassello da mettere in un quadro più generale. Non dico altro, se ci sono suggerimenti specifici che volete fare, vorrei anche dare una tempistica di questo lavoro. Diciamo, il Ministero mette a disposizione un supporto per la realizzazione di una fattibilità tecnica economica del progetto, mette a disposizione diciamo le competenze del CREA per quanto riguarda la parte più nutrizionale, quindi diciamo per avere un contributo da questo punto di vista, mette a disposizione la parte di comunicazione istituzionale che ha a disposizione questo Ministero, perché io mi posso impegnare da questo punto di vista. È chiaro che la costruzione di questo progetto e l'adesione a questo progetto però non potrà avere un tempo lunghissimo. Decidiamo, chiudiamo diciamo, questa progettazione entro giugno. Chi vuole aderire a questo protocollo, mettiamo a punto una sorta di protocollo, ben venga, dopodiché parte tutto il resto. Però dobbiamo essere concreti, dobbiamo essere diretti, perché se no diciamo, è stato un bel incontro, siamo stati molto contenti di essere qui, ma poi magari non lo finalizziamo. Grazie. Alessandra è molto pragmatica e operativa. In pochissimo tempo dall'idea si è passati alla diciamo messa sul campo, non è ancora la realizzazione, ma la messa sul campo. E credo che questo debba essere la risposta al discorso di tempestività. È chiaro che questo è un, come ha appena detto lei, un tassello di tanti altri che si possono mettere in campo. E come diceva il dottor Lorenzo all'inizio, un progetto ovviamente va, quando viene un'idea, va verificata la fattibilità, vanno verificati i costi, va verificata la resa. E quindi questa è una cosa che alcuni allevatori, in funzione delle caratteristiche che ha appena detto delle proprie vacche oppure delle proprie aziende, di come sono strutturate, potranno decidere magari che è fattibile, per altre aziende no, ma è normale, ci sta, quindi in funzione della resa possibile. E questo è il percorso da fare di verifica, grazie al supporto del Ministero per la
fattibilità tecnica. E, l'impegno del governo fondamentalmente è, in questo caso, è un rapporto tra privati, questo lo teniamo, ci teniamo a dire, qual è il ruolo del governo, che è stato ribadito a tutti, quello della comunicazione. Cioè il governo, qualcuno l'ha definito sponsorizzazione, ma mi sembra una parola eccessiva, deve comunicare. E allora il governo ha questa possibilità. Io, oltre al terremoto, mi occupo anche del Dipartimento Informazione e Editoria e ci occupiamo delle campagne istituzionali del governo nella comunicazione, nel raccontare. Potremmo iniziare anche nel più breve tempo possibile a raccontare il latte, non tanto il latte fieno solo, ma per iniziare a raccontare il latte come prodotto di qualità, e quindi le qualità dei latti, ovviamente non tutti, quindi col supporto del CREA, magari creare una campagna per raccontare la qualità del buon latte italiano e cominciare quella narrazione che può portare questo prodotto ad assurgere un po' a un prodotto anche che ha dietro una storia, che è la storia di Sonia o di chiunque altro ha parlato, dal giorno in cui, dal momento, dalla mattina alla sera, quando vengono fatte le mungiture, fino allo scaffale, fino al bicchiere in casa. Lo dice un grande bevitore di latte, che non manca in casa mai. E voi avete qui un valore aggiunto, secondo me, che l'ha detto benissimo prima, che è oggi Amatrice. Non è un latte fieno qualunque, eventualmente, ma è un latte fieno di Amatrice. E oggi, in quel discorso che diceva Alessandra della curva economica, è un elemento che potrebbe anche nella distribuzione essere l'elemento aggiuntivo a questo, che non è una qualità nutrizionale, è una qualità emotiva in quel caso, di spinta a dare il proprio contributo al rilancio di un territorio, con anche un beneficio, perché il beneficio del nutrizionale di un prodotto di qualità, quindi c'è un valore aggiunto. E qui dico, perché Amatrice? Così rispondiamo forse alla domanda, perché partire da qui per provare a rilanciare questo approccio anche per l'Appennino centrale? Perché una volta lanciato questo nuovo prodotto, che non è nuovo, ma è nuovo perché in realtà è il 2016 il marchio, quindi di fatto nella sua identificazione è una cosa nuova, una nuova narrazione, ecco, perché siamo sempre così, perché è una nuova narrazione. E partiamo da Amatrice, poi potrebbe essere contagiato da altri territori del centro Italia ed è un tassello che si unisce a tutto il resto. Perché poi, diciamocelo, a questo si può unire altre attività per narrare, può esserci il turismo legato alle attività, come fanno le cantine, l'esempio del vino credo che sia simbolico essenziale. Pensate alle cantine aperte, a tutti quei percorsi che vengono realizzati, che hanno una caratteristica turistica associata al prodotto. Quindi sono cose che possono venire dopo, tanto tempo dopo, però forse bisogna cominciare a pensarci a tutto questo. Sappiamo che il Trentino è molto avanti in questo racconto, quindi si collega sempre a quel territorio lì. L'impegno del governo, ripeto, c'è anche a valorizzare, diciamo, queste progettualità nuove.